Buonasera mister, complimenti per questo gran secondo tempo del Pescara. Avete schiacciato per 50 minuti la Cremonese nella sua area di rigore, avete rischiato di perdere una partita incredibile. Sì, hai detto proprio bene, sarebbe stata una beffa se perdevamo una partita di questo tipo, aver dominato per 70 minuti, 60-70 minuti, aver dominato la partita, perdere sarebbe stato il colmo. Peccato aver preso un gol che si poteva evitare sicuramente e la partita è stata in salita, però bravi a crederci fino alla fine, con grande carattere, con grande determinazione. E la cosa più importante è lo spirito che abbiamo visto in campo, e quella è la cosa più che mi è piaciuta, lo spirito di combattere fino all'ultimo secondo. Molto meglio il Pescara del secondo tempo rispetto a quello della prima frazione di gioco, perché secondo lei? I primi 20 minuti siamo stati troppo attendisti, secondo me, dovevamo essere più coraggiosi come lo siamo stati negli ultimi 70 minuti. Dopo il gol abbiamo preso in mano le redini della partita, noi dobbiamo sempre cercare di far gol, di essere più positivi. Invece nella prima parte della gara siamo stati un po' attendisti e questo non va bene. Un attacco, quello del Pescara, che nel secondo tempo ha costruito molto di più, questo senza nulla togliere a Cocco, che ha avuto l'occasione più clamorosa, tra l'altro, per segnare un gran gol. A degli attaccanti che vedono molto la porta, è soddisfatto? Sì, sono soddisfatto soprattutto di come sono entrati quelli che ci hanno dato una grossa mano. Questo significa che il gruppo c'è, che chi entra dà sempre una mano. Mancuso è un esempio, il gol, le situazioni che ha creato, Monachello uguale. Chi entra ha fatto bene, Capone è entrato, ha fatto bene. Io sono molto contento soprattutto di questi che entrano e che ci danno una grossa mano. Un allenatore non vuole fare mai delle graduatorie e delle classifiche, ma se io le dicessi che Gravion è stato davvero quest'oggi forse il migliore in campo, lei credo sarà d'accordo. Ma devo dire che tutti i ragazzi si sono comportati bene. Però quel salvataggio su Brighenti vale più di un gol. È stato determinante, perché se beccavamo lì il gol era finita. Invece con quel salvataggio ci ha concesso poi di pareggiare alla fine della partita. L'ultima battuta, mister, l'obiettivo del Pescara in questa stagione. Ne ha parlato in conferenza, oggi cosa dice? Dico che pensiamo alla prossima, a Livorno, pensiamo a quella intensamente, prepariamoci bene, è una partita molto importante con i nostri tifosi in casa e vogliamo farla bene, questo dico.